Passo davvero tanto tempo in studio, mi piace proprio stare in studio. Fino a prima della pandemia viaggiavo parecchio, sai, le idee arrivano un po' da tutte le parti, no? Poi in studio ovviamente le metto in atto, in più ho diviso lo studio in modo che possa fare diversi tipi di lavori a seconda dell'area dello studio in cui mi trovo e per parecchio tempo ci ho vissuto in studio, quindi ho un po' sacrificato la parte vita, ma non è che mi fregasse particolarmente, volevo lavorare e fare solo arte, quindi nello studio passo tantissimo tempo, non so neanche che giorno sia o che ore siano, perché ci sono i lucernari, non so se piove o ho una vaga idea di quello che accada fuori e mi piace tantissimo. Faccio sculture, faccio disegni, faccio tantissime sculture, tantissimi disegni, studio abbastanza, mi piacciono tantissimi videogame, tantissimi fumetti. Cerco di investire il mio tempo per fare in modo che ogni cosa che faccio sia mia e non sia di nessun altro. A me pare che siano i materiali a scegliere il lavoro. Quindi se un lavoro incomincia a venire a galla, no? Perché hai studiato delle cose o perché ti sei girato e l'hai visto di improvviso, allora poi lì automaticamente vedi di che materiale è fatto, no? Quindi se non conosci il materiale devi metterti lì a imparare il materiale. Se è troppo complicato il materiale devi conoscere qualcuno che userà il materiale al posto tuo, tipo il bronzo, non è che puoi farti il bronzo da solo, o gli Arduino, le sculture robotiche, non le so programmare, non mi interessa neanche programmare un Arduino. Però mi interessa che ogni lavoro viva esattamente il materiale del quale deve essere fatto, no? Quindi non è che se so usare bene la terracotta allora faccio tutte le sculture in terracotta, non mi frega assolutamente niente. Mi interessa che ogni oggetto sia perfettamente autonomo. E quindi poi sì, è lui che si sceglie il materiale, no? E io devo stare dietro poi al lavoro che ha scelto il materiale. Sono più uno che ascolta che uno che decide. Quindi quando ho ascoltato e ho visto quello che c'era da fare, allora mi metto lì e lo faccio. Però se ci sono delle immagini che richiedono di essere fatte con una resina di componente trasparente che non ingiallisce, eccetera, voglio farla esattamente in quel modo lì. In più poi di feticcio adoro le cose che diventano complicate, no? Adoro le complicazioni, quindi sono uno che si complica la vita. Per cui magari alcune cose le potresti realizzare in materiali che sarebbero più semplici. Invece mi piace di più seguire il primo punto di partenza, che probabilmente era la cosa più complessa in assoluto. E poi alcune robe le trasformo, no? Il cemento lo uso in un modo che non è come si usa il cemento per costruire le case, sfrutto tutti i vari momenti in cui il cemento è fresco, poi diventa più denso, sempre più denso, faccio calchi, uso l'argilla per fare i negativi. Ce n'è di ogni. Le resine adoro bruciarle dopo che le utilizzate perché so cosa succede se bruci le resine, che hanno degli effetti fantastici. Sembra che ritorni a uno stadio primordiale, no? Perché si disintegrano e diventano anche più resistenti. Provo sempre. Ci sono già tutte, secondo me, le idee, no? Se prendessimo il tempo alla fine del tempo, allora vediamo che tutte quante le robe le abbiamo già fatte, no? Però visto che noi siamo ancora nel tempo che si sta sviluppando, le idee noi le acchiappiamo. Però a me pare che già esistano tutte, no? E poi siamo noi che le mettiamo in atto. A me le idee vengono in 200.000 modi diversi, non ti so dire esattamente come mi vengono le idee perché ogni volta mi vengono in un modo diverso, quindi vedo che molto spesso mi avvengono per distrazione, cioè quando sono sovrappensiero mi vengono delle grandi idee, però vengono le idee dopo che hai assimilato tanto. È tutto gestazione e poi nascita, questa è una frase che era scritta sul muro del liceo Boccioni dove ho studiato e non ho mai capito di chi fosse, questa frase è stupenda. Tutto è gestazione e poi nascita. Quindi devi fare un sacco di gestazione, devi prenderti cura di un sacco di cose e poi a un certo punto ti giri e c'è l'idea. Esattamente come accada, io non lo so. Però quando ci sono me le tengo belle strette. Io credo che l'arte abbia, credo che l'artista abbia un senso di responsabilità, assolutamente sì, per vari motivi. Intanto, molto spesso, almeno parlo di me quantomeno, la mia vita viaggia spesso parallela rispetto alla vita delle altre persone, perché io ho un bioritmo tutto mio, ho dei cicli circadiani tutti miei, ho degli orari tutti miei, ho delle modalità di lavorare, di guadagnare, di spendere tutte mie. Quindi sono inserito in un contesto capitalista e vivo da capitalista. Però
Però credo che il mio modo di stare al mondo debba rispettare molto il modo di stare al mondo che hanno gli altri, perché comunque in qualche modo, malgrado il grande sacrificio che comporta fare arte al 100%, perché fondamentalmente non guadagni un cazzo per 10 anni almeno, però comunque è una vita profondamente libera, quindi bisogna rispettare molto chi invece non è riuscito a crearsi una vita profondamente libera. E da qui parte una serie di responsabilità enormi che si ha, secondo me. Intanto, evitare l'autoreferenzialità penso che sia una delle cose più importanti per un artista, cioè non parlare di sé. Perché chi parla di sé non è interessante, secondo me. A me non me ne frega niente di quello che un'altra persona ha da dirmi di se stesso. Mi frega dello sguardo che quella persona ha sul mondo. No, quello mi interessa e quello lo trovo nutriente. Non credo che l'arte debba fare politica, assolutamente no. Credo che l'arte sia immediatamente immersa in un contesto politico, che lei lo voglia o meno. Quindi, quando un artista si esprime col proprio lavoro, non si deve dimenticare di questa circostanza nella quale lui è immerso, che l'arte automaticamente è politica. Quindi deve parlare di cose, che accadono e di cose che chi le osserva abbia la possibilità di farle entrare nella propria vita, non che veda il muro dell'autobiografia di un artista, perché quello non è interessante. No, però l'egocentrismo è una cosa, essere egoriferiti è un'altra. Cioè, io sono egocentrico, che cazzo. Però non sono egoriferito, non voglio essere egoriferito. Cioè, nel mio lavoro, ovviamente, ci sono io che dico le cose, no? Però non è che ci sono io che parlo di me, o io ti faccio vedere il mio sguardo verso il mondo che è uno sguardo chiuso, no? Io sono nato nella periferia di Milano. E a me è sempre interessato che quello che io facevo venisse recepito da tutti. Non che dovevo farlo vedere al curatore e il curatore lo capiva, lo facevo vedere al mio amico il vignolo e lui non lo capiva. Perché diceva, allora non serve a niente sta roba, anche perché i curatori sono 10, le persone sono 6 miliardi e mezzo, 7, 10 miliardi, quanti cazzo siamo. Quindi a me interessa che quello che io faccio vada a comunicare ai 10 miliardi, non che vada a comunicare ai 4 che si interessano di arte, perché non serve a niente quella roba lì. E poi porta a far sì che il sistema dell'arte sia odiato da tutti quelli che non fanno arte, no? Perché l'arte ha fatto i muri e quindi la gente guarda e dice io non lo capisco questo. È certo che non lo capisci, fai in modo che tu non lo possa capire. O devi studiarti manuali di arte contemporanea per capire il lavoro, e la gente va contro l'arte. Bellissima la frase di Fabri Fibra che dice: nulla si fa in un giorno, neanche un film porno. Vero. E io con le mie sculture, altro che un giorno, ci metto sempre un sacco di tempo a farle. A parte perché sono lunghe da farsi, e poi perché è lunga la fase di gestazione. Perché negli ultimi 2 anni ho lavorato contemporaneamente alla mostra Ventoforte che ho fatto in Svizzera, che sono solo terracotte, al fumetto Tales of Daria, di cui ho fatto per ora una quarantina di tavole, ne usciranno altre 300, alle armi che sono di là e a Almost, che è questa scultura semirobotica, insomma, una scultura che si muove, che borbotta, che si lamenta, che fa una specie di stream of consciousness, però fatto da un robot, quindi è un robot del futuro che ha un cloud spaccato. Nel futuro i robot avranno le informazioni nel cloud, non nella testa. Questa non è una roba che dico io, è una roba che. Quindi in questa scultura qua praticamente il cloud che ho immaginato è guasto e quindi entrano un sacco di frequenze che sporcano il cloud. Quindi questa scultura cerca di raccontarti della sua infanzia, ma non ci riesce perché sì, riesce a spizzichi i bocconi. E sta di fatto che quello che racconta è un futuro tremendo, inquinatissimo, in cui soprattutto viene fuori questo problemino che i bambini scoprono che se mangiano gli adulti riescono a rimanere immortali. E quindi si crea un grande problema perché ci sono solamente bambini immortali e vecchi. Perché i vecchi non vengono mangiati dai bambini, li disdegnano un po', no? E la classe in mezzo è molto a rischio, quindi vanno a vivere a riparo dentro delle cupole, eccetera. Quindi è un mondo disastroso, no? E ovviamente la descrizione di un futuro che non accadrà, spero bene, però è divertente la fiction, piace la fiction. Queste sono tutte le varie pelli che ho fatto per Almost, sono le prime prove che avevo fatto. Quindi. Poi dopo piano piano sono arrivato a questa, che è più bella, più vecchia. E l'ho fatta, l'ho modellata io questa qua, ho modellato anche l'orecchio. È bellino. Orecchio. E ne ho fatte tante, perché dovevo capire bene come attaccarci il pelo, no? Tutta la barba. E qua ci sono un po' di pezzi della barba che sono rimasti, ma sono pochissimi, era una scultura enorme. E ne ho fatte tante, guarda, tutte pelli, tutte prove. Ma guarda, quello è il primo Almost che ho fatto, era il prototipo, che funziona ancora.